Bentrovate ad Amici Amici, in questo speciale anno della cultura bergamaschi e bresciani sapranno mettere da parte la loro storica rivalità per conoscere e mettere in vetrina le loro cose belle. I bergamaschi riconosceranno il Duomo Vecchio di Brescia, splendido esempio di architettura romanica. Ai bresciani invece mostreremo una foto del grande orto botanico Lorenzo Rota, che si trova sul colle aperto di Città Alta. Partiamo! Qui a Bergamo, sempre in Piazza Vecchia, in Città Alta, con il signor Felice, di nome di fatto, e la figliola Rita. Bergamaschi? Sì, sì, Bergamo. Della città? Della provincia. La provincia. E che fate qua? Affari, shopping? Solo un passeggio. Passeggio, bravo, che Dio vi benedica. Ma Brescia la conoscete? Poco. Poco, ma però qualche volta ci... Cosa siamo stati a fare a Brescia? Cosa, Rita? Al museo Santa Giulia. Il museo Santa Giulia, beh, caspita. Ti è piaciuto, Rita, al museo? Sì, è stato bello. E c'era? Era in occasione della mostra di Badiou Chau. Ah, sì, bene, una recente esposizione. Felice, e poi è un'altra occasione, ma i bresciani, meglio bresciani o meglio bergamaschi, così a pelle, a carattere? Ah, dai, ormai queste sono distinzioni che non valgono più. Ci sono i bergamaschi buoni, i bresciani buoni, ci sono i bergamaschi, come tutto il mondo. Ormai speriamo di appartenere. Non valgono più. Ecco, e prima di chiudere, vediamo questa immagine. È un'immagine che è di un monumento famoso bresciano. Sì, ma non ci siamo passati quella volta che siamo andati, ma non mi ricordo come si chiama. Questo è il Duomo Vecchio o Rotonda, proprio in piazza Paolo VI, che una volta si chiamava Piazza del Duomo. Vabbè, sarà l'occasione per venire a Brescia a fare due... Grazie, ci vediamo poche volte. E scattare due foto. Salutiamo i cugini bresciani, come volete. Niente, Come possiamo salutare i bresciani che ci stanno seguendo? Ai bresciani. Come? Senza parolacce, grazie. Saluti. Ciao. Benissimo. Allora, andiamo a Brescia. Grazie Felice, grazie Rita. Siamo tornati a Brescia, proprio davanti al logo di Bergamo Brescia, capitale della cultura, e in compagnia di questi due bei giuinoci che sono Giulia Vero e Lorenzo. Sentite, voi siete bresciani? Sì. Città? No, paese. Vabbè, provincia, insomma, comunque. Sapete dire pota e fesi, insomma. Esatto. Qualche parolaccia, magari. Vabbè, quelle in questo momento magari le lasciamo da parte. Allora, vi mostro un'immagine di una parte della città di Bergamo. E voi riconoscereste questo? L'avete mai visto? Sapete che a Bergamo c'è questo tipo di... Vabbè, vi aiuto, di orto? No. Quindi voi vi impegnate quest'anno, essendo capitali della cultura, anzi capitale unica della cultura, ad andare a Bergamo a visitare l'orto botanico Lorenzo Rota, che sta un po' in alto. Va bene? È un impegno, lo farete? Faremo, va bene. Ci proveremo, vedi che si impegnano. Voi conoscete un po' la città di Bergamo? Molto, molto poco. Poco? Però di più la parte alta, poi per il resto no. Parte alta è romantica, ma non voglio dire che devi, per carità, fare cose, ecco, però insomma effettivamente è molto gettonata e piace molto ai turisti. E bergamaschi ne conoscete? No, nessuno. Niente? Zero. Parenti? Il mio compagno di classe, sì. E com'è sto compagno di classe? No. Atalantino? Sì. Alla grande, sfegatato? Sempre allo stadio la domenica. Però no, simpatico come tutti noi, cioè, poi ci scherziamo assieme, ridiamo, sei un bergamasco di qua, di là, però per il resto siamo buoni amici. Beh, ci mancherebbe, però lui, cioè, atalantino, corre sangue atalantino, sì. Quindi non si può parlare di calcio con lui? Sì, scherzando ci prendiamo in giro, poi vabbè, lui prende in giro noi perché siamo in B e loro sono in A. Sono più forti, Sì. Bergo, lo chiamiamo il Bergo. Bergo? Bergo, sì. Ma perché Bergo? Perché viene da Bergamo. Ho visto, c'è il marchio di fabbrica. Sì, no, lo chiamiamo il Bergo, niente. Saluto tutti, poi... Bergo, sei forte, ti salutiamo. Salutiamo te e tutti i tuoi cugini e amici bergamaschi, va bene? Certo. Ciao, arrivederci alla prossima, grazie. Bergamo è presso, te belle so che ne sei.